Più che trasformazione, io parlerei di rivoluzione, perché negli ultimi anni è davvero cambiato tutto e Date i mezzi, la gente lo fa e spesso riuscirà a utilizzare quei mezzi in maniera diversa da come erano partiti con l'idea. poter conoscere artisti di tutto il mondo molto bravi è veramente un gran regalo, un gran gesto di generosità sia da parte degli artisti che dei curatori delle etichette. Qua stiamo parlando di curatori che non solo producono, nel senso pubblicano dei lavori, ma stanno facendo una vera e propria operazione artistica. Ma come si fa a orientare in un mondo, insomma, in cui c'è fin troppa musica e troppo poche orecchie che l'ascoltano, soprattutto se si parla di musica di un certo tipo? Avere una net label è anche un modo di essere artista, cioè fa parte dell'essere musicista. E con la net label mi permette di conoscere altre persone, altri musicisti, creare dei progetti anche insieme. E che si crea un rapporto, diciamo, di fedeltà tra il pubblico e l'etichetta. Pubblico inteso sia nel senso di ascoltatori, ma sia nel senso anche di blogger, recensori, DJ radiofonici. Dell'editoria in genere, del pubblicare, è un po' una malattia che molte persone hanno, si congenita dalla nascita, no? Quindi non riescono a perché la domanda è chi ve lo fa fare dopo aver sentito tutte queste cose qua, no? Sono malati, siamo malati. Quindi C'è il blog, ma chi mi dice che chi cura il blog, seppur bravo magari a scrivere, abbia le armi, abbia la conoscenza musicale per spiegarmi il prodotto? Quindi a me piace anche dire che i blog hanno fin dei conti sostituito le fanzine e che le net label hanno sostituito le case discografiche indipendenti del periodo anni 70-80. però negli anni 60, anni 70, attenzione che Roman Vlad faceva trasmissioni parlando di Stravinsky, di Schoenberg negli anni 70, cioè negli anni 60 c'era Gershwin che spiegava agli americani che cos'era un'orchestra, cioè non esistono più queste cose, Ascoltare musica nel web oggi sia un po' come andare dal rigattiere, il mercatino delle pulci, cioè. E attraverso la rete è proprio veramente diretto la democrazia della rete, si diceva, no? Quindi oggi non esiste più la possibilità di imporre un qualsiasi cosa. Musicisti da sempre hanno cercato di liberarsi da quelli che erano dei giochi economici. I giochi economici era l'imposizione della casa discografica. C'è troppa musica e non c'è abbastanza tempo per ascoltare tutta la musica che archiviamo nei nostri PC. Perché non è che la collezioniamo, no? Perché se Archivio? possiamo, noi non è che la collezioniamo, la stiamo solo archiviando, la stiamo stoccando, ma non abbiamo neanche il tempo per ascoltarla. Oppure ascoltiamo una volta sola, che forse è peggio. La cultura dell'ascolto è sparita. Consigliere ai musicisti di concentrarsi su pochi progetti, pochi album, poca musica, ma portarli ai massimi livelli possibili. I byte seguono i fatti, cioè che effettivamente è un bravo musicista e che le idee ci sono. E questa è una buona cosa. Chiunque può mettersi lì, fare due suoni e dire questo è un capolavoro. E le nuove tecnologie abbiamo permesso a ognuno di noi di potersi esprimere attraverso l'arte musicale in questo caso. Appunto, un disco di musica elettronica che si può fare con un computer anche in poche ore, pochi giorni. Un conto è un disco registrato con una batteria che richiede microfoni, chitarre, basso, eccetera, cantante. Noi vogliamo proporre un modello completamente diverso, cioè fai meno cose possibile. Falle bene bene. dovrebbe essere, come dire, Conseguenza. la conseguenza, il corollario. Il gestore della net label è una vera e propria lavoro d'arte, work of art. C'è un piccolo particolare che ci siamo, che chiudiamo, che con tutto questo sistema qua fare i soldi è quasi impossibile. Di accompagnamento e quindi di promozione molto forte attraverso la rete per poter poi andare a gestire gli eventi live. È rimasto solo quello come possibilità di sopravvivenza. È interessante, secondo me, creare un gruppo come quello che speriamo nasca da questa occasione per mettersi insieme e dare vita a una progettualità di poter fare dei live. Devi dire che ci sono altre possibilità di vivere la musica. Devi dire che la musica non è solo intrattenimento, ma è esperienza fisica.
Penso che sia giusto che i musicisti tendano ad accorparsi, crearsi le loro case discografiche e a sorreggersi l'uno con gli altri. Quindi, se vogliamo aiutare i nostri musicisti, la nostra stessa musica, dovremmo cercare di spostarci un attimo sulle nuove generazioni a capire come usufruiscono della musica. Non è assolutamente un lavoro e non voglio che diventi un lavoro, cioè ci tengo a tenerle completamente distinte.